Buon salve, bentornati su Noma Mammazzo. Stavamo già parlando di un fumetto in un altro video che è Dylan Dog Old Boy. Dylan Dog Old Boy si compone di due storie, quindi ho voluto fare un video in cui parlavo in linea generale di quello che pensavo del fumetto e della prima storia, e questo secondo video, che sarà più breve, in cui parlerò della seconda storia. Prima di cominciare, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri. Andate a vedere anche gli altri video del mio canale che non sono su Dylan Dog, perché magari trovate qualcosa che vi può interessare. Condividete il video con tutte le persone che conoscete e commentate qui sotto con quello che ve ne parso di questa storia. Andiamo a cominciare. Come ho già detto nell'altro video in cui parlavo della prima storia di Dylan Dog, questo Dylan, questo old boy è davvero old, quindi ci sono le griglie delle tavole, delle pagine che sono davvero incasellate nei sei riquadri, sì, con qualche eccezione ovviamente, però sempre nello stile di quando è uscito Dylan, cioè nello stile degli anni 80. Ci sono questa storia, ancora più dell'altra, è davvero, davvero sclaviana. Però è talmente sclaviana che sembra di averla già letta. A me mi ha dato proprio un senso un po' di già visto. È una caccia alle citazioni. Questa è più una cosa, o meglio, per alcuni di voi credono che sia più una cosa ricchioniana. In realtà no, anche le citazioni in questo numero sono fatte sullo stile di sclavi. Si apre proprio con una citazione presa paro paro dal libro It di Stephen King. Proprio nelle prime tre vignette c'è proprio tutta la frase, con tanto di aiuto grafico per farci capire che si parla di It. C'è una barchetta di carta che naviga su questo molo, su questo fiumiciattolo, e la mano di un mostro che la prende dal fiume e finisce lì. Una cosa così gratuita che non c'entra con la storia. Subito dopo aver citato It, c'è una scena dove Block vede dei gatti che litigano. Ho pensato che potesse essere sempre una strizzatina d'occhio anche a Pet Sematary, sempre di Stephen King. A un certo punto nella storia, dal nulla, ci sono due personaggi su una panchina uno sta leggendo il giornale, un altro sta dando da mangiare a dei corvi, e sono niente po' di meno che H.P. Lovecraft e Edgar Allan Poe. Quindi proprio per questo dico, sono citazioni sullo stile molto sclaviano. Sclavi faceva delle citazioni che non dovevano per forza avere un nesso logico, cioè in questo caso Edgar Allan Poe e Lovecraft, che sono personaggi di fine 800, inizio 900, nel caso anche di Lovecraft, che non dovrebbero essere lì, dovrebbero essere comunque morti, ma sono lì. Questo è proprio uno stile tipicamente sclaviano. E sono lì che si fanno i cavoli loro, come se fossero una sorta di Ale Franz versione scrittori gotici del fine 800. C'è una giornalista in questo numero che si chiama Martha Blair. A me il nome Blair ha fatto venire in mente Linda Blair, l'attrice che ha fatto la bimba dell'esorcista. C'è una citazione molto lunga, molto palese, a Shining, sul fatto che c'è diciamo un maître di un hotel che è nano e basso di statura, no? E fin lì non si collega subito la cosa, se non fosse che è davanti a una stanza dell'albergo che si chiama stanza 237, la stanza di Shining. Dopodiché questo nano, come se non bastasse, prende un triciclo e se ne va in giro per l'hotel con delle inquadrature proprio tipiche di quelle del film. Vediamo che in questo hotel tutte le stanze sono 237, come ad indicare che tutti i clienti sono potenziali Jack Torrance, non solo che la persona che l'ha preso in questo caso aveva la 237. Incontra anche le gemelline, che sono in questo caso visibilmente invecchiate. Su una delle stanze 237 c'è scritto Red Room, che è il
contrario di Murder, l'assassino, ma anche Red Room, stanza rossa, sempre citazione a Shining, citazione di Groucho alla famiglia Adams, e chi più ne ha più ne metta. Citazione di Groucho del quadro dei cani che giocano a poker, Groucho che sfonda la quarta parete, Dylan Dog che lo asseconda pure, e questa è stata una cosa che mi è piaciuta anche molto. Mi piacerebbe francamente che anche nella serie futura regolare, se mai tornasse Groucho, mi piacerebbe che avesse questo potere di sfondare la quarta parete in modo, non dico continuativo, però un po' più spesso che rispetto a come lo faceva prima, come se fosse un vero e proprio potere, vabbè. Però a parte questa cosa qui di Groucho, tutto il resto, Groucho che è molto più presente che nell'altro numero, che era presente solo perché era spettatore di quello che anche noi stavamo guardando, Groucho qui è molto presente, ma devo dire che le sue battute sono pessime, cioè a volte si vede proprio che deve, gliele fanno dire perché deve dire qualcosa di stupido e si sono inventati delle battute stupide. Ecco, io Groucho piuttosto, ma questo in generale, nell'Old Boy, nella linea 666 se mai tornerà, nel Color Fest, ecco Groucho, ok che fa queste battute, ci sta, va benissimo, però davvero se non vi viene in mente qualcosa che fa anche vagamente sorridere nello stile di Groucho, non facciamolo, cioè non facciamogli fare delle battute, non deve essere sempre un pazzo totale Groucho. Mi piacerebbe quantomeno che nella serie 666, sempre ammesso che tornasse, questo Groucho, oltre a fare battute, sempre, continuamente, potrebbe anche essere un personaggio un po' più utile, un po' più con cui si riesce ad avere un dialogo senza che ti venga voglia di ammazzarlo, che posso capire che per noi è divertente da leggere, ma se si è nella storia, Groucho è una persona che non sai se è davvero normale e ti verrebbe voglia di prenderlo a testate perché sembra che se è normale che ti stia sfottendo dalla mattina alla sera. Mi piacerebbe che questa cosa si smorzasse un pochino in Groucho. Chiusa parentesi. Questa è la storia più sclaviana delle due rispetto all'altra, è tipicamente sullo stile di sclavi, con tanto di, oltre alle citazioni fatte sullo stile di sclavi, c'è anche il plot twist finale tipico delle citazioni di sclavi, ovvero c'è un plot twist che è anche un deus ex machina, scusate se parlo in modo tecnico, però ecco, cercate un attimo, se non sapete cosa significano queste due cose, cercate un attimino, lo dico perché so che non tutti quelli che mi seguono sono proprio nel mondo del fumetto, magari si affacciano adesso per la prima volta, quindi per chi lo sa mi scuso se parlo elementare, però il plot twist è proprio un colpo di scena finale e il deus ex machina è qualcosa che risolve la situazione alla fine senza che sia mai stata nominata prima. C'è un plot twist tipicamente sclaviano che è quasi un deus ex machina, che però rende la storia molto sconclusionata. Io ho letto delle storie di sclavi così, che ti facevano dire ok, diciamo quasi che gliela si dava buona perché sai che era sclavi e che sclavi comunque, almeno così pensavamo noi, così pensiamo noi, se fa una cosa non la fa a caso ma la fa perché vuole farla in questo modo. Qui, consapevoli che non è sclavi che la sta scrivendo, mi sembra un po' forzata, piuttosto io avrei fatto una storia un po' più semplice senza aggiungere questo personaggio che cambia le carte in tavola, o meglio ancora, se l'avessi voluta tenere così complicata questa storia, il personaggio che si scopre alla fine esistere, essere questo personaggio di cui non si è parlato prima neanche per un secondo, ecco, io l'avrei introdotto comunque gradualmente a piccole dosi lungo la storia, come dei piccoli indizi, per poi fare in modo che quando si scopre il finale non sia una cosa campata totalmente per aria. Ecco, questa cosa non mi è piaciuta molto, avrei preferito fatta in questo modo. Tra l'altro, lo stimatissimo collega, spero che, cioè io lo chiamo collega, ma ha ben molta più esperienza di me, Luca DJ ha detto, perché prima di fare questa seconda parte ho guardato i suoi video, per ora ho guardato i suoi, poi guardo anche quelli degli altri. Comunque Luca DJ ha detto che le ultime due pagine non le ha capite, poteva
tranquillamente finire prima il fumetto. Io addirittura non, le ho talmente capite poco che non avrei neanche osato dirlo che non le avevo capite, perché non sapevo neanche se c'era qualcosa da capire o meno. A quanto pare quel piccolo tarlo che avevo, non sono l'unico che lo ha avuto. Sì, anch'io confermo, le ultime due pagine non le ho capite benissimo. So che ci vogliono comunicare magari qualcosa, ma francamente non ho capito cosa. Quindi, in generale, questo Old Boy mi è piaciuto, non mi è piaciuto, lo consiglio, non ve lo consiglio. Allora, premessa una cosa, perché proprio per accontentare tutti, Dylan Dog si sta dividendo in diverse testate, in diversi format. Io che adoro i fumetti a colori, adoro le novità, adoro le inquadrature cinematografiche o da serie TV, adoro il Color Fest. Io che adoro i fumetti moderni, adoro questo nuovo ciclo, adoro, mi sta piacendo questo nuovo ciclo 666 diretto da Recchioni. E questo numero, Old Boy, nonostante appunto cerchi di essere sullo stile dei primi numeri, questo numero non mi è piaciuto, è troppo old per i miei gusti. Piuttosto, se io voglio leggere un numero old così, mi rileggo davvero i primi 100. Quindi, a chi consiglio questo numero? Non lo consiglio alle persone che hanno i miei stessi gusti. Cioè, se vi piace questo nuovo ciclo 666, se vi piace il Color Fest, questo vi rompe le scatoline, vi potrebbe annoiare davvero. Se invece siete degli amanti dei vecchi numeri, dello stile di Sclavi, ma comunque volete leggere qualcosa che non avete mai letto su quello stile, allora sì, ve lo consiglio. Io, come ho già detto nell'altro video della prima parte, il prossimo numero lo prendo, anche perché, parliamoci chiaro, c'è un poster fichissimo all'interno, almeno spero che il poster sia questo, però anche se non fosse questo non fa nulla. C'è un poster all'interno, quindi io me lo compro, magari ci facciamo anche un piccolo video di unboxing, ma che ce frega. E quindi farò la recensione anche del prossimo numero. Se però il prossimo numero non mi piace, non credo che farò, che andrò avanti a recensire il format Old Boy dal numero 3 in poi. Quindi, nel caso, il prossimo video sull'Old Boy potrebbe essere l'ultimo. Io, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e tra pochi giorni uscirà Dylan Dog 406, l'ultima risata, quindi state pronti perché poi ne parleremo insieme. Arrivederci.